Ciao la gente, benvenuti in questo nuovissimo video di Diario di un maturando disperato. Oggi ragazzi siamo qui per parlare della fatidica maturità. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Perché ieri, come ben saprete, se state seguendo appunto le vicende della maturità, sono uscite le materie d'esame per quest'anno. Ebbene, a parte il fatto che mi sono rovinata il pranzo e l'interrogazione di storia dell'arte, perché sono uscite alle due precise, proprio nel frammento in cui io dovevo andare a fare l'interrogazione, beh, dobbiamo parlare di un paio di cosette, signora ministra dell'istruzione. Io vorrei capire una cosa. Una, perché le materie di indirizzo le hai messe esterne? Cioè, si può sapere cosa ti passa per quella testa? Comunque, per chi non lo sapesse, facciamo un recap generale. Quest'anno, appunto, ho la maturità e frequento un istituto tecnico per il turismo. Quindi, niente, faccio come materie principali le lingue, che sono inglese, francese e tedesco, economia aziendale, che adesso si chiama DTA, discipline turistiche aziendali, poi faccio geografia turistica e storia dell'arte, che sono appunto le materie caratterizzanti del mio indirizzo. Bene, tra le materie esterne, andando a vedere alle due sul sito del MIUR, ci sono per il mio indirizzo inglese, economia aziendale e diritto. Sì, anche diritto non è proprio caratterizzante per il mio corso di studi, però anche diritto comunque facciamo. E niente, quindi queste sono le tre materie esterne, economia, inglese e diritto. Ed è un problema, perché economia mi sarebbe tanto piaciuto se il mio professore fosse stato interno, perché lo adoro, è davvero molto bravo, eccetera. E quindi adesso che è esterno sarà un po' un problemino, anche se non ci dovrebbero essere troppe difficoltà se si imparano le formule e tutto il resto. Bene, quindi per quanto riguarda la seconda prova, per il mio indirizzo sono uscite inglese e economia come l'anno scorso, quindi fin qui non ci dovrebbero essere troppi problemi, perché spero che non dovrebbe essere troppo difficile. Per chi non sapesse ancora come funziona la maturità 2020, allora ci saranno dei punti attribuiti già in partenza per quanto riguarda i crediti. 40 punti saranno dati dei crediti, 20 per la prima prova, cioè italiano, 20 per la seconda prova, che dipende da ogni istituto, e 20 per la prova finale, ovvero il colloquio orale con tutte le discipline. Bene, per quanto riguarda la prima prova abbiamo italiano, quindi non è un problema. Comunque la professoressa sarà interna per me, poi non so gli altri indirizzi, e quindi fin lì ci siamo. Però il problema principale, come vi ho detto, è la seconda prova, perché abbiamo economia e inglese che sono esterni anziché interni. Quindi ciò vorrà dire che sia economia che inglese che diritto li dovremo anche portare all'orale e saranno appunto materie esterne. Mentre tra interni penso che potrebbero uscirmi, almeno per quanto riguarda il mio indirizzo, storia dell'arte, geografia turistica e francese o comunque italiano. Ora non sappiamo ancora chi uscirà di preciso, perché lo sapremo al prossimo consiglio di classe, dato che è la preside quella che decide appunto chi sono i docenti da mettere come materie interne. Io spero vivamente che ci siano francese e italiano, perché sono le materie in cui comunque so più cose, in cui comunque penso di poter dire qualcosa. Comunque, parlando di storia dell'arte, proprio stamattina ho fatto un'interrogazione ed è andata anche abbastanza bene, quindi volendo, anche se esce storia dell'arte, andrebbe bene lo stesso. Anche se quest'anno noi lo stiamo facendo in inglese anziché in italiano, perché la mia scuola fa anche il CLIL, ovvero Content Language Integrated Learning, quindi appunto si studia una materia che di solito si fa in italiano ma in lingua inglese. Comunque, detto questo, io sono abbastanza preoccupata soprattutto per l'orale, perché ovviamente sapendo i professori interni tu comunque più o meno sai quello che ti potrebbero chiedere, però con gli esterni non sai mai cosa ti potrebbero andare a domandare. Ad esempio economia e inglese potrebbero prendere delle cose che tu non hai mai fatto, comunque anche se ci sono nel programma e le hai fatte non ti ricordi bene. Invece due professori interni, a meno che non siano degli stronzi categorici, scusatemi la parola, ovviamente ti aiuteranno e ti daranno una mano a farti dire ciò che sai. Come funzionerà questo orale di maturità 2020? Sinceramente non ne ho la più pallida idea, so solo che bisogna portare una relazione sull'alternanza svolta negli ultimi 3 anni e che io ancora non ho nemmeno iniziato, e poi so che c'è un tema principale detto anche UDA da cui partire, almeno per quanto riguarda sempre il mio indirizzo. Ovviamente parlo con ciò che so, perché ovviamente non posso
esprimermi su altri indirizzi o comunque su cose che non ho provato in prima persona. Quindi sì, una volta parlata della maturità, si dovrebbe iniziare con questa famosissima UDA e dovreste collegarvi alle varie materie. Ora io non so se iniziate parlando voi partendo da un argomento e poi man mano i professori di commissione vi faranno le domande o se loro inizieranno con una domanda e voi dovrete poi collegarvi e parlare. Non ne ho la più pallida idea, ma spero la prima opzione. Per quanto riguarda le due prove scritte, non credo ci sia molto da dire, mentre per quanto riguarda le prove invalsi, ci saranno tre prove di invalsi, ovvero quella di matematica, quella di italiano e quella di inglese, che saranno requisite di ammissione agli esami, ma non influenzeranno il voto finale. Quindi, ovviamente, anche se andranno male, non farà nulla, verrà comunque scritto nel diploma che poi vi daranno, però non sarà caratterizzante per il voto. Quindi, se sarete promossi con 80, non vuol dire che le prove invalse vi abbiano penalizzato, per fortuna, perché sarebbe stato un problema tutta Italia bocciata o la maggior parte. E tra questi ci sarei anch'io. Io e le invalsi non siamo mai andati d'accordo, dalla quinta elementare fino ad adesso, niente, i nostri rapporti non vogliono andare avanti. Quindi niente, ragazzi, io sono davvero molto preoccupata, spero che si risolva al meglio la situazione, spero di riuscire a capire di più per quanto riguarda questo esame di maturità 2020, perché sinceramente non ho nessuna voglia di stare con l'ansia fino al 17 e 18 di giugno, quando si svolgeranno le prime due prove scritte. Mentre per quanto riguarda le invalsi, si svolgeranno verso la fine di marzo, quindi saranno prossime quelle. Per quanto riguarda l'orale, invece, dovremo aspettare la fatidica uscita della lettera che sarà pescata per vedere da chi si inizierà. Il mio cognome inizia con B, quindi spero di non essere una delle prime. Ma neanche l'ultima in realtà, perché poi non voglio stare con l'ansia fino a che poi devo fare l'orale e vedere tutti i miei compagni che invece sono comunque rilassati perché hanno finito. E niente ragazzi, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa maturità 2020, se siete preoccupati, se dovete fare l'esame oppure se non lo dovete fare, ma comunque vi state informando per il futuro. E fatemi sapere ovviamente se siete dei maturandi disperati come me, quali sono le materie che sono uscite interne alla vostra scuola e quali invece esterne. E ovviamente fatemi sapere anche cosa ne pensate delle materie che sono uscite esterne, eccetera, e se preferivate che uscisse altro. Quindi io vi aspetto qua sotto nei commenti, spero che questo video breve ma intenso e preoccupante vi sia piaciuto. Spero di non avervi messo troppa ansia, anche se comunque l'ansia ce l'abbiamo per forza tutti quanti. E niente, io vi aspetto martedì con un prossimo video, sempre qua su questo canale. Intanto vi invito a lasciare un like, commentare ed iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Bella!